Ciao, bentrovati e bentornati sul mio canale. Oggi è di scena Londra. Come facciamo a invitare e a far venire voglia ai nostri studenti di visitare le bellezze e le meraviglie di questa città? Quella che vedremo è un'attività organizzata per due classi prime della scuola secondaria di primo grado, ma chiaramente modificando il livello linguistico e quindi adattandolo, possiamo tranquillamente proporre questa attività nelle classi ultime della scuola primaria e ovviamente anche in una scuola secondaria di secondo grado. E quali sono gli applicativi che questa volta ci aiutano? Google Earth e Google My Maps, insieme però poi ad altri strumenti, come vedremo sempre in una esperienza, in un'avventura di app smashing e di app crossing. Vedremo come gli studenti sono stati organizzati e come poi gli si è chiesto loro di portare avanti questa attività. E allora, se siamo curiosi, se siamo pronti, restate con me e seguitemi. Come sempre, partiamo da Classroom, lo spazio nel quale noi possiamo organizzare tutte le attività per i nostri studenti e soprattutto tenerne traccia, il che ci sarà molto utile anche alla fine dell'anno per andare a fare un po' il resoconto di quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno scolastico, ma potrà servire anche ai nostri studenti poi per andare a rivedere delle cose, insomma, per non perdere traccia di quello che anche loro poi durante l'anno scolastico hanno fatto tra di loro e con noi insegnanti. Allora, come vedete, è stato costruito un argomento London Tour con due tipi di post. Il primo post, quello più in basso, è il post dei materiali, quindi gli forniamo dei materiali su cui poi potranno lavorare per sviluppare il project work finale, che invece è stato caricato come compito, in modo tale anche da ottenere le loro restituzioni. E allora, aprendo ad esempio London Board, eccolo qui, il primo materiale, vediamo come di fatto l'attività poi chiaramente viene spiegata agli studenti in classe, per questo che in quest'area non troviamo delle indicazioni, delle istruzioni, quindi non è un'attività, come dire, in modalità flipped classroom, ma l'attività parte in classe con la spiegazione del docente. Quindi il docente in classe aprirà questo post, cliccherà sulla bacheca che è stata costruita con Padlet, come vedete in un layout a shelf a scaffale, e qui sulla prima colonna abbiamo la descrizione del task, quindi quale sarà il loro compito, quale sarà il loro assignment, che cos'è che dovranno realizzare alla fine della loro avventura. Nella prima colonna, invece, nella colonna number one, noi portiamo avanti un'attività di brainstorming. Andiamo anche a assaggiare le loro conoscenze pregresse, che cos'è che già conosci di Londra, ci sei mai stato, l'hai mai visitata, e tutto questo viene fatto in una presentazione, come vedete, molto semplice, in cui abbiamo degli elementi, come dire, simbolici di Londra, proprio per verificare quanto i nostri studenti sappiano di questa, conoscano di questa città. Quindi, come vedete, qualche slide, arriviamo alla dodicesima e poi completiamo questa attività di brainstorming. Avremmo potuto farla con un video, avremmo potuto farla con un testo, insomma, le forme, poi i modi di portare avanti un brainstorming sono sempre quelli più soggettivi, più personalizzati. Dopodiché, entriamo nel vivo, quindi a quel punto devono iniziare a ottenere quelle che sono le informazioni essenziali relative a Londra nella fase dell'explore. E allora, che cosa ha fatto il docente? Il docente ha preparato delle dispense, degli sheets, eccoli qui, in cui chiederà allo studente di leggere, di andare a individuare le parole che trova più difficili, quindi di andare a inserire sulla fotocopia stessa, come sempre, la traduzione della parola più complicata. E chiaramente, siccome queste dispense sono un bel po', quindi abbiamo, se non erro, sono 7 pagine di dispense, sì, divise, come vedete, per argomenti, nel senso che noi partiamo da un tour di Londra in generale, quindi quelle che sono le principali attrazioni da visitare nel momento in cui arriviamo a Londra. Dopodiché, chiaramente poi per ogni sezione abbiamo delle attività di comprensione,
Dopodiché entriamo in quello che è la, diciamo, la Londra più destinata al divertimento, quindi London Eye, Madame Tussauds, Science Museum, dove incontrare persone ed animali, dove trovare, insomma, quindi visitare la storia e l'arte a Londra, e infine dove andare a fare shopping. Quindi chiaramente questa fase di acquisizione delle informazioni, insomma, diciamo che durerà una settimana, perché loro dovranno avere il tempo di leggere, comprendere e poi svolgere le attività appunto di comprensione. Non ci fermiamo qui, perché non ci fermiamo al testo, ma andiamo avanti, perché dobbiamo dare concretezza poi a quello che loro hanno letto e magari sognato fino a questo momento. Siamo sempre nella fase dell'explore, cioè dell'acquisizione delle informazioni, ma lo facciamo non semplicemente in formato testuale, ma in formato anche multimediale. Quindi qui troviamo una presentazione realizzata con Sway, eccola, in cui tutte le bellezze che abbiamo raccontato di Londra ritornano in formato testuale, ma accompagnate anche da una serie di immagini. Quindi vedete la London, the Tube, Victoria Station, e tra l'altro una funzione molto carina che ci offre Sway è anche quella di, possiamo inserire immagini, video, ma possiamo anche inserire i confronti. Eccolo qui, il confronto, per esempio, eccolo, tra diverse viste dello Shard. Oppure andando avanti, io ricordo, ecco, ho una vista di del London Eye diurna e una vista notturna. Quindi, ripeto, tutto quello che loro hanno studiato fino a questo momento sul testo lo ritrovano qui sul testo, ma anche attraverso le foto. E questa presentazione multimediale è stata realizzata con Microsoft Sway. Ok, dopodiché ecco un'immagine poi interattiva costruita invece con Genially, che racconta sempre la nostra Londra. Questo peraltro è un lavoro che hanno sviluppato degli studenti negli anni scolastici precedenti, partendo da questa immagine. Quindi, come vedete, su alcune di queste attrazioni ci sono dei testi di spiegazione. Questi sono molto interessanti perché i nostri studenti possono effettivamente, su questa mappa che è stata molto accuratamente scelta, capire dove si trovano i luoghi di interesse, quindi quelli che avrebbero magari visitato andando a Londra. Eccoli qui. Ancora dopo queste due presentazioni multimediali su Londra, abbiamo qualche video, anche in questo caso accuratamente selezionato, che o decideremo di guardare in classe oppure potranno tranquillamente guardare a casa. Naturalmente a questi video sono state associate delle attività di comprensione, perché il video non deve mai essere una visione passiva, altrimenti dopo 2 secondi la loro attenzione cala. Poi abbiamo delle mappe riassuntive, perché chiederemo loro anche di realizzare delle mappe su carta, e questa è una, queste sono delle idee di mappe già realizzate, alcune soltanto testuali, come vedete. Quindi quella classificazione che avevamo sulle dispense è stata fatta poi anche su mappa. In questo caso è stato utilizzato Poplet per la realizzazione. Qualche altra mappa invece, come vedete, questi sono sempre lavori degli studenti, è stata realizzata con completa anche di foto, delle foto delle attrazioni. Quindi un grande lavoro di come dire, sintesi. Eccolo qua, guardate questo quanto è corposo. Qui abbiamo Londra, le meraviglie da visitare, dove divertirsi, dove visitare l'arte e la storia, dove andare a fare shopping e dove incontrare animali e persone. Quindi una visita ai parchi della nostra Londra e così via. Dopodiché vedete, qui abbiamo uno schema, insomma degli schemi molto molto sintetici, che ancora una volta li aiutano nella schematizzazione proprio dei contenuti. Giochi, quindi possono divertirsi, un primo gioco realizzato con Genially. Questi peraltro sono tutti lavori che negli anni, ripeto, sono stati fatti da altri studenti, quindi come vedete li prendiamo, li rimescoliamo e li diamo in pasto poi agli studenti dell'anno in corso. Quindi questo è un multiple choice realizzato con il nostro Genially. Qui abbiamo invece dei giochi con Learning Apps,
eccoli qua, di un close test e quest'altro invece è un cruciverba, un word wall, quindi un gioco creato con word wall. Sono tutti modi di riprendere tutto quello che hanno studiato fino a questo momento, dei test con Google Forms, anche questi strutturati da studenti negli anni precedenti, come vedete anche multimediali perché ci sono anche delle immagini, e arriviamo poi alla fase della produzione, quindi number 3 abbiamo il make. Bene, nella fase della produzione, quindi nel terzo step, quello del make, ecco che gli studenti, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie su Londra, sono chiamati a produrre i loro project work. Che cosa dovranno sviluppare? Dovranno sviluppare un tour di Londra. Una prima classe lo farà con Google Earth, una seconda classe completo però di giochi interattivi, l'altra classe invece lo farà su Google My Maps, anche in quel caso però completo di giochi interattivi sviluppati con Learning Apps. E quindi ecco la terza colonna, che è quella diciamo più operativa, all'interno della quale siamo andati qui a definire i gruppi di lavoro, perché come sappiamo, come abbiamo visto più o meno per avere un'idea, la descrizione di Londra è stata sviluppata attraverso delle macro categorie, quindi abbiamo la Londra in generale, da dove iniziare, dove divertirsi, eccetera eccetera. Quindi ogni gruppo che cosa ha fatto? Ogni gruppo di 3 o 4 persone, come vedete, i gruppi sono stati creati questa volta dal docente, perché abbiamo individuato dei capogruppi che si sono volontariamente proposti, quindi è stato spiegato loro che cos'è che avrebbero dovuto fare in termini di suddivisione dei compiti, responsabilità, supervisione poi del lavoro finale, e poi ogni gruppo ha scelto dove andarsi a posizionare, quindi quale tipo di argomento portare avanti e anche che tipologia di gioco in Learning Apps andare a strutturare. Quindi li vedete qui divisi, ripeto, in gruppi. Benissimo. Questa fase è molto delicata, poi gli studenti ci tengono molto, e chiaramente i gruppi fatti dal docente, ma poi un pochettino anche aggiustati in base alle loro richieste. È stato spiegato loro che sono chiamati a realizzare questi tour interattivi di Londra, all'interno dei quali dovranno includere testi, immagini e video, quindi dovrà essere un lavoro multimediale. All'interno di questi dovranno realizzare dei giochi, e quindi qui è stata preparata una collezione con Learning Apps che dà loro la possibilità di aggiungere un'app. In questo modo il docente può supervisionare effettivamente quello che stanno realizzando e chiaramente intervenire laddove c'è bisogno, laddove emerge la necessità. Dopodiché abbiamo i link ai due applicativi. Ma non è qui che dovranno andare a lavorare, perché a questo punto gli viene chiesto di abbandonare la bacheca Padlet o comunque tenerla sotto mano, soprattutto per questi materiali che gli saranno molto utili. Però ci spostiamo all'interno della nostra classroom, perché andiamo nel post del compito. Qui siamo nella prima che lavorerà con Google Earth, quindi loro apriranno questo spazio, questo post, cliccheranno sul link che è stato allegato. Che cos'è che ha fatto il docente? Il docente ha preparato già una base su Google Earth con le macro categorie nelle quali dovrà lavorare ogni singolo gruppo. Dopodiché ha condiviso Google Earth naturalmente in modalità di editing, dando agli studenti la possibilità di poter scrivere all'interno di questo spazio. Ora, qui vediamo io vedo che gli studenti hanno già iniziato a lavorare, perché all'interno della categoria Where can we have fun ci sono già 3 elementi, che significa che hanno già iniziato ad operare. Quindi su Google Earth abbiamo un progetto, quindi questa è la categoria dei progetti, che si chiama London Beauties, che è stato, ripeto, attivato dal docente. All'interno dello stesso il docente ha creato queste slide di copertina soltanto per dare agli studenti una traccia, per dire è qui che dovete andare a lavorare. A quel punto in classe ha spiegato loro effettivamente come si fa. Quindi come vedete ritroviamo quelle stesse sezioni che erano all'interno delle loro dispense.
E allora, che cos'è che faranno gli studenti? Immaginiamo che adesso acceda a quest'area il gruppo che si occuperà dello shopping, ok? All'interno dello shopping c'è da parlare di Portobello Road, di Camden Lock, delle vie proprio dello shopping. Quindi all'interno del gruppo si saranno organizzati in modo tale che Mario Rossi si occupi di questo argomento, Mario Bianchi di quest'altro e così via. Quindi si saranno organizzati. Quindi accede a questo spazio Mario Rossi, che cosa fa? Clicca sul nuovo elemento, cerca per aggiungere un luogo, qui in alto digiterà ad esempio Portobello Road, eccolo qui. Quindi lì si aprirà, quindi si sposterà Google Earth lì dove proprio abbiamo Portobello Road, si aprirà anche una scheda qui sulla destra e lo studente dirà aggiungi al progetto. Dopodiché qui sulla sinistra avrà la possibilità di sostituire questo pannello con quelle che sono proprio le informazioni che potrà inserire personalmente. Quindi qui gli è stato chiesto di inserire delle immagini, quindi andrà a cercare delle immagini di Portobello Road. Eccola qui, selezionerà e inserirà all'interno di questo spazio. Potrà inserire anche un video di YouTube che però sarà stato già precedentemente selezionato in modo tale che non sia troppo lungo, che sia in un inglese accessibile e così via. Queste sono tutte indicazioni operative che il docente gli avrà dato. Quindi immaginiamo che sia questo, carica poi questo secondo video e magari con due o tre immagini e un video il lavoro è fatto. Dopodiché qui all'interno andrà a digitare il testo relativo a Portobello Road. A quel punto deciderà poi questo riquadro che mostra le informazioni se lasciarlo piccolo oppure se ingrandirlo, quindi selezionando grande riquadro informazioni. Abbiamo visto che funziona meglio nel caso del nostro progetto. L'altra cosa che potrà fare è modificare la visualizzazione del pin, quindi andare a scegliere un'icona diversa, una grandezza diversa di questo pin e andare anche a selezionare un colore di riquadro, un colore di segnaposto di pin diverso. Dopodiché potrà anche andare a decidere che tipo di vista il navigatore, a che tipo di vista accederà nel momento in cui entra in questo spazio. Per esempio potrà scegliere una vista in 3D e magari ingrandire anche l'area, quindi andare a vedere un po' più nello specifico come si presenta il nostro Portobello Road. E a quel punto, quando sarà insomma deciso, quando avrà deciso che cosa visualizzare, potrà cliccare su acquisisci questa vista. E infatti abbiamo l'informazione che la vista è stata salvata. E dunque, una volta completata la scheda di descrizione della bellezza dell'attrazione di Londra, lo studente che cosa fa? Torna nell'area del progetto, quindi si muove dalla scheda all'area generale del progetto. Qui verifica dove sia il segnaposto, quindi dove sia il pin deve essere immediatamente dopo quella che è la slide di copertina di quella sezione, e cioè dello shopping. Eccolo qui, quindi questa è la prima verifica che dovrà andare a fare. Dopodiché, se è curioso, cliccherà sul pulsante presenta ed avrà un'anteprima del lavoro, quindi insomma vedrà com'è che il lavoro si sta evolvendo, quindi anche in base, proprio perché questo è un cooperative work, un cooperative learning, vedrà anche quello che stanno facendo i suoi compagni. Insomma, la grandiosità di lavorare insieme all'interno dello stesso spazio sta proprio in questo. Quindi vado a vedere che cosa hanno fatto i miei compagni e magari provo a far meglio, quindi tendo a emulare o comunque insomma vado a far meglio. Ok, a quel punto quindi dopo che ogni gruppo di lavoro avrà completato il suo assignment, che cosa succede? Succede che andrà a inserire poi, o meglio probabilmente lo faremo insieme, vediamo un attimino anche in base ai tempi che abbiamo a disposizione, questo il gioco interattivo costruito su Learning Apps che bisognerà caricare all'interno dell'ultima copertina, e cioè quella che dice Let's Have Fun. Infatti vediamo com'è strutturata questa Let's Have Fun: abbiamo un'immagine di sfondo e poi abbiamo del testo in cui
ecco, abbiamo la promessa di giochi. Quindi cos'è che farà ogni gruppo? Andrà all'interno di Learning Apps del gioco che ha realizzato, copierà questo link, eccolo qui, tornerà nel Google Earth e sulla voce game inserirà un link esterno, come vedete, al gioco Learning Apps. Ok, quindi a questo punto torniamo indietro e vediamo come funziona questo link esterno. Magari ci muoviamo direttamente sull'indice, ecco qui, let's have fun. Abbiamo Game One che, cliccato, ci porterà, ecco, al gioco che è stato realizzato dagli studenti, e il primo gruppo avrà completato il proprio lavoro. Se poi sarà uno studente curioso, avrà anche la possibilità di spostarsi con Pac-Man e quindi andare effettivamente a visitare quell'area, quindi insomma muovendosi per le strade di Portobello Road. Quindi, come vedete, abbiamo proprio una vista completamente, un viaggio completamente immersivo di questa Londra. Ora io non sono andata proprio su Portobello Road, ma insomma, ok, ricliccando su Pac-Man ritorniamo nell'area precedente, e quindi insomma ecco che il nostro studente ha la possibilità di continuare a muoversi, magari sceglie proprio eccolo qui l'area precisa per visitare le meraviglie del nostro mercato del sabato mattina di Portobello Road. Quindi la prima A completa, andiamo a vedere che cosa succede in prima B, quindi nell'altra prima. Quindi ci spostiamo sempre nel lavoro del corso. Come vedete, il primo post è identico a quello precedente, a quello degli altri studenti, mentre My Maps Tour contiene il link all'applicativo invece My Maps, che è stato già in parte impostato dal docente, in modo tale che gli studenti avessero già un minimo di area, di spazio nella quale muoversi. Dopodiché col pulsante condividi è stato appunto condiviso in modalità di editing con gli studenti stessi. Allora, come vedete, qui all'interno di My Maps si è giocato per livelli, quindi ogni livello ospita quella che è la categoria principale all'interno della quale noi vogliamo lavorare sulle bellezze di Londra, quindi Londra in generale, da dove possiamo iniziare, dove possiamo divertirci, dove incontrare le persone e gli animali. Quindi insomma, vedete le categorie che in realtà avevamo già strutturato precedentemente anche su Google Earth. Ora le vedete già un pochettino insomma, diciamo complete, non complete, ma insomma all'interno ci troviamo già delle informazioni, perché anche in questo caso, come vedete, gli studenti avviati hanno iniziato a lavorare. Dunque, come funziona My Maps? Che cos'è che loro dovranno realizzare? Allora, immaginiamo che anche in questo caso noi ci muoviamo sul livello dello shopping, ok? Quindi dovranno prima di tutto attivare il livello, quindi nel momento in cui ci clicchiamo sopra vediamo che lateralmente si colora di azzurro, il che ci dice che siamo proprio nel livello giusto. Dopodiché, che cos'è che dobbiamo descrivere? Portobello Road, quindi clicchiamo qui, digitiamo Portobello Road, clicchiamo ed ecco che l'applicativo ci porta proprio all'interno di Portobello. Chiaramente, rispetto ad un Google Earth è molto meno, come dire, di impatto, d'effetto, però quello che qui invece noi apprezziamo è la semplicità di utilizzo e soprattutto il fatto che ci si possa lavorare non soltanto al computer ma anche su altri dispositivi, mobile, tablet, quindi insomma è un applicativo che è molto versatile, può essere utilizzato su tutti i device, a differenza di Google Earth, che sicuramente, ripeto, è più di impatto, più affascinante, però ha il limite poi anche del fatto che insomma richieda molta banda. Quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo i dettagli. La prima cosa che però andremo a fare è quello di aggiungerlo alla mappa, eccolo qui. Quindi una volta aggiunto alla mappa all'interno della categoria, noi possiamo andare a fare tutta una serie di operazioni. Aspettate che intravisco un po', ok, perfetto, così vediamo tutto quello che possiamo fare all'interno di questa scheda. Ho ingrandito un po' troppo. Ok, allora abbiamo il titolo Portobello Road. Magari se queste informazioni per noi non sono utili e importanti, possiamo anche rimuoverle. Come andiamo a personalizzare però questa scheda? Prima di tutto
nello stile, quindi abbiamo la possibilità di cambiare il colore, di cambiare anche l'icona del pin, addirittura di personalizzarla con altre icone che possiamo caricare direttamente dal nostro computer. Dopodiché possiamo andare naturalmente a inserire i testi e, volendo, anche a cambiare il titolo, ok? Poi abbiamo l'iconcina qui della macchina fotografica, che ci dà la possibilità di aggiungere immagini e video. Da dove prendiamo questi elementi? Possiamo caricarli dal nostro computer, quindi possiamo caricare l'immagine del nostro computer, caricarla tramite URL, dalle nostre foto, ma anche poi andare a ricercarli direttamente sul web attraverso il motore di ricerca Google. Quindi vado a dire Portobello Road, scritto anche male, scelgo la foto e la inserisco. Stessa cosa poi, cliccando su più, potrò andare a fare con YouTube, quindi cercherò su YouTube Portobello Road, ok, quindi mi scelgo il video, lo seleziono, quindi ho già inserito due risorse multimediali, quindi immagine e video. A quel punto, quando la mia scheda è pronta, se una risorsa non mi piace posso sempre cancellarla, ma quando è pronta cliccherò su salva ed ecco che il gioco è fatto, la mia scheda è completa. Se non mi piace posso eliminarla, posso modificare i contenuti e anche modificare ancora una volta lo stile ed ecco che troverò qui all'interno del mio livello inserita l'attrazione che sono stato appunto chiamato a inserire. Quindi vedete, questo lavoro è veramente molto semplice per gli studenti. E quindi gli studenti hanno completato la propria mappa, ogni gruppo ha lavorato all'interno del proprio livello parlando, descrivendo le attrazioni di Londra. A quel punto che cos'è che bisogna fare? Bisogna andare a completare l'ultimo livello, Let's Have Fun, all'interno del quale bisogna inserire i giochi. E allora che cos'è che abbiamo immaginato? Abbiamo immaginato qui all'interno di muoverci direttamente su London, quindi sulla mappa generale di Londra. Eccola qui, aggiungerla a questo livello del Let's Have Fun, andare a fare qualche piccola modifica, rimuoviamo queste informazioni, andiamo a chiamare London e soprattutto nel testo andiamo a inserire i link ai giochi. Eccolo qui, quindi prendiamo lo stesso gioco di prima, immaginiamo che sia stato realizzato dal gruppo dell'altra classe prima, quindi copiamo il link, lo inseriamo qui all'interno e clicchiamo su salva. Eccolo qui, vedete che il link diventa interattivo, quindi è possibile tranquillamente cliccarci e andare a giocare. L'altra cosa carina che gli studenti però tutti insieme dovrebbero decidere è lo stile della mappa, lo stile di visualizzazione della mappa, perché qui all'interno io posso scegliere come effettivamente visualizzare le informazioni, quindi gli stili, ripeto, di visualizzazione. E qui però è una scelta che bisogna fare a monte, che quindi insomma devono fare un po' tutti insieme, perché andrà a influire su tutto quanto il lavoro. Quindi immaginiamo di lasciare questa che c'era inizialmente. A questo punto, cliccando su anteprima, ecco che abbiamo il risultato finale del nostro lavoro. Quindi come vedete partiamo da London City, all'interno del quale vedete che stanno già lavorando i miei studenti, da dove possiamo iniziare, come divertirci, e vediamo come va ad aprirsi per esempio la nostra scheda di Portobello Road. Eccolo qui, abbiamo l'immagine, abbiamo poi che si ingrandisce, il video che abbiamo caricato, le informazioni che sono state inserite, possiamo anche vedere effettivamente dove si trova il nostro Portobello Road. Poi torniamo indietro e insomma continuiamo con la nostra visita e vedrete che ci spostiamo effettivamente lì dove ci sono le attrazioni stesse. Dopodiché ce ne andiamo poi sull'ultimo pulsante che ci dà la possibilità di giocare e quindi di verificare se le informazioni sono state effettivamente comprese, insomma sono state acquisite, sono state assimilate. Altra cosa carina che però abbiamo a disposizione è la possibilità di inserire questo richiamo al Learning Apps, al gioco interattivo, anche attraverso il QR code. Quindi che cosa facciamo? Apriamo la scheda del nostro applicativo su Learning Apps, all'interno del quale prendiamo il link, ma questa volta non lo prendiamo come URL, ma andiamo a ricavarcelo
come QR code. Eccolo qui, che cosa facciamo? Copiamo l'indirizzo dell'immagine, rientriamo nel nostro My Maps, qui nella scheda della modifica, e qui all'interno, nella aggiungi immagine o video, attraverso l'URL carichiamo il nostro QR code. Perfetto. In questo modo i nostri studenti avranno la possibilità, i navigatori all'interno del nostro tour avranno la possibilità di accedere al gioco non soltanto attraverso un link, ma anche attraverso un semplice QR code. Quindi chiaramente dopo che gli studenti avranno completato i propri lavori ci sarà il consegna in classroom che darà al docente l'idea che effettivamente il tutto è stato completato e ci sarà poi la fase però del feedback, dello show, la fase in cui ogni gruppo andrà a illustrare quello che ha fatto, il modo in cui ha lavorato, ci sarà una sorta di peer evaluation, di self assessment, il docente stesso andrà a valutare il procedimento, insomma il processo più che il prodotto, con una serie di domande su quali sono stati i tuoi modi, i tuoi contributi nel gruppo, come hai lavorato, il clima è stato sereno, che cosa hai fatto tu nello specifico, che difficoltà hai incontrato, come le hai superate, che cosa ti è piaciuto di più fare, quindi una serie di domande che generalmente rientrano nella cosiddetta autobiografia cognitiva. Dopodiché ci sarà una fase di valutazione da parte del docente, ma anche tra pari e anche autovalutazione, con una rubrica che però è stata già precedentemente condivisa con gli studenti, quali sanno in base a quali parametri, a quali indicatori verranno effettivamente valutati. Quindi come vedete il lavoro è come dire complesso, articolato, ma chiaramente può essere snellito poi in base a quelle che sono le esigenze che emergono via via. E io immagino che però alla fine di questo lavoro, lo sto vedendo già negli occhi dei miei studenti, i quali poi quotidianamente mi chiedono: ma quando andiamo a Londra? Andremo a Londra insieme? Io voglio visitare questo, io voglio visitare quell'altro. Quindi questo gli dà effettivamente percezione di quello che sia la città, lo hanno vissuto in maniera assolutamente immersiva, hanno già individuato i luoghi che effettivamente vorrebbero visitare, quindi un'esperienza che li ha coinvolti in prima persona, anche con l'idea di andare loro stessi a creare un tour che poi verrà visto da altri studenti, verrà utilizzato da altri studenti. Quindi si sono sentiti autori, si sono sentiti protagonisti e quindi tutto questo ha generato entusiasmo, motivazione, insomma lezione coinvolgente, competenze, perché chiaramente le competenze chiave per apprendimento permanente, le competenze di cittadinanza, quelle italiane, ci sono tutte. Progettare, comunicare, collaborare, acquisire, elaborare informazioni, insomma ci sono veramente tutte. Quindi non è soltanto un lavoro di contenuti, che pure sono stati naturalmente utilizzati, ma è anche e soprattutto un lavoro di competenze. E allora, se tutto questo vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale per restare, attivate la campanella per restare anche aggiornati su quelle che saranno le prossime novità, le prossime avventure raccontate, avventure di esperienze concrete come vediamo, e non mi resta che augurarvi buona giornata. Ciao, alla prossima!